E però noi approfittiamo dell'occasione per ricordare anche che non chiediamo solo le dimissioni di Caliendo, ma chiediamo anche al Presidente del Consiglio di fare al più presto le valigie pure lui e di andarsene a casa. Lo chiediamo, anzi lo pretendiamo in nome degli italiani onesti che non ne possono più delle sue prevaricazioni, del suo utilizzo spregiudicato delle istituzioni. Lei, signor Presidente del Consiglio, sta abusando della pazienza degli italiani. Se ne sta lì, novello Nerone, nella sua terrazza dorata a suonare l'arpa, con le sue ancelle prezzolate, mentre il paese brucia. Lei, chiuso nel suo bunker dorato, è sordo e cieco, come lo sono sempre stati i dittatori e i satrapi di ogni tempo. Per tutte queste ragioni noi chiediamo al Parlamento un gesto di responsabilità e di dignità. Sfiduciare il sottosegretario Caliendo oggi per sfiduciare l'intero governo Berlusconi domani, anzi al più presto. Assumersi le proprie responsabilità, signori parlamentari, non vuol dire rifugiarsi nel voto dell'astensione, però. Sulla questione morale non ci si può astenere, o si sta da una parte o si sta dall'altra. E chi oggi, dopo aver tanto tonato contro i soprusi e le illegalità del governo Berlusconi ed aver invocato un ritorno alla moralità in questo Parlamento, non si comporta di conseguenza, non vota la sfiducia, mostra solo di essere un pavido che non vuole tornare alle urne perché ha paura di perdere il proprio posto qui in Parlamento. Ma anche questo è un modo immorale di fare politica, e anche di questo l'Italia dei Valori farà denuncia in tutte le sedi, convinti come siamo che siano ugualmente responsabili sia chi fa la rapina sia chi fa il palo, e in questo Parlamento ci sono tanti uomini palo. Grazie.